No, non si sciolgono in acqua. No, non sono varianti economiche della nostra linea Performance Concept. E no, non ha senso utilizzarle come innesco. Per quello abbiamo altre soluzioni. Ciao ragazzi, in questo video ho cercato di riassumere quelle che sono le principali domande che ci arrivano riguardo delle nuove Mass Baiting Starbite, la novità 2024 che abbiamo introdotto in commercio quest'anno. Le nuove Mass Baiting sono esche che nascono per completare la nostra linea Performance Concept. Sono innanzitutto delle esche che nascono principalmente, direi quasi esclusivamente, per la pasturazione. Questo perché hanno una struttura leggermente differente rispetto alla linea Performance Concept. Una struttura che permette all'esca di lavorare in modo differente, di avere, diciamo, una permeabilità diversa, una permeabilità più lenta. Per la realizzazione delle Mass Baiting sono stati utilizzati quindi gli stessi identici elementi utilizzati per la linea Performance Concept, ma sono stati strutturati e elaborati in modo differente, in modo da avere una boilless più dura e quindi con una permeabilità minore e in grado allo stesso tempo di resistere più a lungo una volta immessa in acqua. Una minore permeabilità permette quindi all'esca di rimanere più tempo sul fondo, ma non ne preclude l'attrazione. Le Mass Baiting hanno infatti una nota attrattiva leggermente differente dalla prima linea Performance, proprio per permettere al pescatore di utilizzare un'esca che possa sì rimanere sul fondo, ma allo stesso tempo non saturare lo spot di pesca. Le nuove Mass Baiting nascono di fatto per essere utilizzate abbinandole alla linea Performance Concept ed avere così uno spot interamente attrattivo a 360 gradi, sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Le Mass Baiting sono in realtà arrivate in Italia all'inizio del 2023, dove le abbiamo provate e testate con tutto il team e dobbiamo dire che abbiamo avuto grandi successi sia per quanto riguarda le lunghe campagne di pasturazione, ma anche nelle sessioni veloci soprattutto in quegli ambienti pressati, dove i pesci in un certo senso erano più schivi verso le pasturazioni classiche. Utilizzando Mass Baiting, quindi un'esca da una minor impronta attrattiva ma una maggiore durata in acqua, siamo riusciti ad ingannare anche dei pesci particolarmente sospettosi. Questo per dire che le Mass Baiting sono delle esche particolari che hanno bisogno di essere utilizzate in abbinamento principalmente con la nostra linea Performance Concept. Allora, diciamo che in una situazione ottimale, per avere uno spot che lavori a 360 gradi in modo perfetto, ora possiamo farlo grazie alla linea Performance Concept abbinando le Mass Baiting alle altre componenti della linea. Per farvi un esempio pratico, andiamo ad utilizzare un 80% circa di pasturazione basata sulle Mass Baiting, abbinata a un 20% di classiche esche Performance Concept, magari della stessa aromatizzazione, e un innesco hard bait. Ecco, questa soluzione è la soluzione a mio avviso ideale e perfetta che ci ha permesso nello scorso anno di ottenere grandi successi in tante acque. Per rispondere quindi alle domande con cui ho aperto questo video, no, le Mass Baiting non si sciolgono in acqua, anzi hanno una permeabilità minore rispetto alle Performance Concept classiche, che le permettono addirittura di rimanere più in tempo in pesca. Non è, come vi ho detto, una variante economica della linea Performance Concept, perché gli ingredienti sono sostanzialmente gli stessi. Cambia quella che è la struttura e l'impronta aromatica. Le Mass Baiting nascono di fatto leggermente più scariche, non di tutte le componenti, ma solo di alcuni ingredienti. Questo proprio per far lavorare in modo differente l'esca sullo spot di pesca, per poterla utilizzare in grandi quantità ma non andare a saturare lo spot di pesca. E non ha neanche quindi senso utilizzarle come innesco. Per gli inneschi abbiamo altre soluzioni, abbiamo le nostre hard bait che nascono proprio per essere innescate. Le hard bait hanno una consistenza ancora differente, una permeabilità minore, ma una durata in acqua certamente superiore, proprio perché nascono per essere innescate. Le Mass Baiting, come avrete capito, vanno quindi a completare quella che è la nostra linea Performance Concept. Sono esche che possono essere utilizzate per la pasturazione sia nelle sessioni veloci sia nelle lunghe campagne di pasturazione. Possiamo utilizzarle quindi in grandi quantità e in ogni contesto.
proprio perché le mass baiting non vanno a saturare i nostri spot di pesca anche dopo giorni di utilizzo e dopo giorni di catture. Proprio per questo vengono prodotte in sacchi da 3 kg. Le nuove mass baiting sono quindi la soluzione ideale, giusta, per effettuare le vostre sessioni veloci, ma anche per lunghe, lunghissime campagne di pasturazione. Allora, le mass baiting le trovate già in commercio dai primi mesi del 2024 e le trovate presso ogni rivenditore Starbite. Ciao ragazzi, noi ci vediamo con i prossimi video, sempre su questo canale.